Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gloria e benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò il makeup tutorial. Ma perché? C'è chi ancora che li chiama makeup tutorial? Beh, oggi vi farò un video, oggi vi ho registrato un video su come ho realizzato questa ciofeca. Dico ciofeca perché non doveva venire così, mi fa un po' cagare a vedermi in realtà. Cioè, nel senso, nel complesso non è male, però non è niente di che, volevo fare una roba woo! E invece, come sempre, mi vengono dei makeup di perché sono in ansia, dato che sono sempre in ritardo quando giro i video, non so perché non riesco mai a prendermi del tempo e fare un video decente. Comunque, detto questo, spero che il video vi tenga compagnia. Se vi va, ovviamente attivate la campanella per non perdervi i video futuri che caricherò sul canale come sempre. Detto questo, buon inizio video. Video number one. Direi di partire con una semplice base. Come base vado ad utilizzare quella di Becca, che è la Shimmering Skin Perfector Liquid. È belli sorci di Lad Liquid. Questa qua è una crema con delle micro perlescenze al suo interno, molto cinesi, molto buone, e niente, la vado a spalmare su tutto il viso. Si presenta come una crema bianca, molto strana, però poi una volta applicata si va a camuffare, si va a... non viene il termine. Comunque diventa tutta micro perlescente e illumina un sacco il viso. Mi piace tantissimo come lascia la pelle. Non so se avete notato il mio wow, wow di sottofondo. Che cosa sei tu? What the fuck? Adesso vado ad applicare una gioia su tutto il viso. E la gioia, se la trovate bene, se non la trovate, pazienza. Devo andare a fare le sopracciglia e non ho niente. Oh shit! E non ho niente per le sopracciglia. Liberté, égalité. Beyoncé! Ultimamente sto utilizzando il brow liner di Mesauda nella colorazione 302 Top. Come vedete è molto usato, mi piace moltissimo. Vado a fare le sopracciglia con il mio pennello angolato. Vado a correggermi il mondo con i correttori di Nabla, che sotto la palpebra non... cioè, sotto le occhiaie, sulle occhiaie non mi piacciono molto, perché sopra le mie, sopra la pelle, insomma, Gloria, ce la puoi fare, sopra la pelle delle mie occhiaie hanno un effetto tipo di ruga brutta, come lo Sharpei, e sembra che ho proprio due Sharpei qua sotto. Lo vado ad utilizzare pochissimo in questa zona, lo stendo benissimo, lo tiro benissimo e tantissimo, ma qua lo vado ad utilizzare come base, e i colori che vado ad utilizzare, che bella! I colori che vado ad utilizzare sono Porcelain e Ivory. E siccome non sono andata a bagnare la mia spugnetta di mula, che infatti guardate quanto è piccola, questa era la mini size, vado a... vado anche a camuffare i miei brufoli per colpa di quel fondotinta merdoso che... ve lo dirò fino a che non mi andranno via, che è colpa di quel fondotinta, con il resto del correttore. Ok, yeah, yeah, yeah. Vado a preoccuparmi negli occhi e direte: perché Gloria non fai prima la base? Io è raro che faccio prima la base, perché faccio un sacco di fallout, infatti non so neanche perché ho applicato il correttore nella parte sotto, perché sicuramente farà un casino che c'è, beva proprio. Mi sono arrivati dei prodotti da Sigma, non vedo l'ora di utilizzarli perché mi sono proprio arrivati oggi. Tra cui questa palettina che volevo utilizzare con voi, la Sigma Warm Neutrals volume 2. Vi dico i nomi partendo da qua, che abbiamo Humble, no scherzavo, abbiamo... ma perché me li mettono a specchio? No scusatemi, cioè se tu qua mi metti Tosti, vuol dire che Tosti deve essere qua. Vabbè, comunque li leggete anche voi. Ci sono... Perché sono così cogliona? Questi sono i colori. Vado ad applicare un colore di transizione. Dato che non lo faccio mai e tutti me lo stanno facendo notare, i miei amici, che mi trucco troppo veloce, che non ho voglia di star dietro a fare colori di transizione perché applico direttamente il colore che mi piace avere, vado a fare con questo pennello di Fenty, che è molto carino, il Blending 210, vado a fare un po' di ombreggiatura partendo da Passion Fruit, che è un rosino. Non so ancora che trucco voglio fare. Io non mi prendo il mio tempo e sono anche in ritardo ogni volta che mi devo truccare. Poi vado ad applicare Tosti, che è leggermente più marroncino, un po' più scuro, e vado sempre di più a ombreggiare la piega del mio occhio.
Mi straconsiglio i pennelli di Sedona Lace, io ne ho un sacco, tipo 4 set, e la maggior parte sono tutti di Sedona Lace, sono molto molto buoni. Adesso vado ad applicare un po' di Rogue e Henna. Questo qua è Rogue, è un mattone, la sembra più rosso, è un mattone più scuro, e questo qua Henna, che sono super polverosi ma allo stesso tempo pigmentatissimi, e li vado ad applicare sempre qua nella piega. Quindi non vado a portarli sotto o sopra, cioè semplicemente qua. È veramente un momento noioso questo, applicare e sfumare, applicare e sfumare per evitare di fare macchie e cose. Adesso vado ad applicare Humble e sì, vabbè, sì, un pochino di Humble, che è questo qua bianco, un pochino qua sotto perché è molto bianco. Tra l'altro non vedevo l'ora di questo periodo dell'anno per fare questi trucchi, perché mi piace un sacco questo periodo dell'anno. Anzi, non vedo l'ora che arrivi il momento dei cappotti, perché non ce la faccio più ad andare in giro con le mezze maniche, avere caldo e poi freddo, perché la sera fa un po' più di freschino, quindi portarsi la... No, voglio i cappotti. Sono molto indecisa, mi piacerebbe usare Fool's Gold, quindi penso che mi ammazzerò. Ma questa è un'alternativa valida. Vado ad utilizzare il correttore di Nabla per cancellare tutta questa parte. I'm a mess. Quindi faccio un lavoro certosino, raga. Adesso vado a fare la stessa identica cosa dall'altra parte. Pregate che mi esca uguale. Cioè, per questa cosa ci vuole non pazienza. Devi essere Buddha. Io non so che colore metterci, detto onestamente. Cioè, non so che colore accostarci. Se è un chiaro o uno scuro. O un oro. O non lo so. Cercavo di farvi felici tutti quanti, ma non sono in grado. Applico Bittersweet con tanto di canzone. Lo applico sulla parte che abbiamo praticamente cancellato. Sta diventando un altro colore in tutto ciò, però vabbè. Non era proprio così che lo volevo, questo make-up merdoso. E sta diventando tra l'altro granuloso. Poi lo faccio anche dall'altra parte, perché abbiamo due occhi, bisogna farli uguali se vogliamo essere guardate in modo normale. Se volete essere guardate in modo strano, potete farvi gli occhi diversi. Sta venendo una completa ciofeca. Wow, quanto ci hai messo? 25 minuti ed è comunque una merda. Poi dopo vado ad applicare Fool's Gold, cioè vado a scurire praticamente l'oro, ma di poco, perché sta venendo veramente brutto. Oh, raga, è orribile questo make up. Comunque vado ad applicare Henna e Rogue anche sotto. Brutto! Sapete quando vi escono i trucchi brutti? Ok. Prendo questo gel eyeliner Wicked Black, sempre di Sigma. Talmente morbido che si è sciolto mentre lo aprivo. Favola! Uso il B12, che è questo qua. Me l'aspettavo più nero. Devo dire che sto rimanendo alquanto delusa da questi prodotti. Non me l'aspettavo. È tutto grigio, è tutto grigiastro. E poi si va a perdere. È veramente brutto. Bocciato. Quello di Inglot numero 77 è vecchissimo, si è separato tutto, ma continua a scrivere. Bastano un po' di goccine tipo d'olio così e torna morbido, ma è nero. Oh mio Dio! L'eyeliner sotto di Sigma mi si sta rompendo tutto. Che schifo! Non mi sta facendo applicare bene quello di Inglot sopra. No. Io mi rifiuto di completare questo make up. Io provo a vedere se con le ciglia finte cambia qualcosa. What the fuck? Visto che siamo in tema di proviamo cose nuove, voglio provare queste qua che sono le Lashes by Lucy. Mi erano state inviate un po' di tempo fa. Queste qua si chiamano vintage. Le devo tagliare perché sono molto più lunghe del mio occhio. Per smollarle vado semplicemente a fare questa cosa. Quindi vado a prendere l'estremità e a fare il filino si ammorbidisce e si incurva, così si adatta meglio alla mia base, ecco, delle ciglia. Adesso prendo la colla che vado ad utilizzare è quella di Huda Beauty, che mi sono dimenticata di comprarla quando c'è stata la riapertura di Sephora, perché sono una deficiente. Adesso vado a illuminare questa zona
con due goccettine di correttore che prima appunto ho detto non ne metto tanto, ma mi sono fatta un sacco di fallout. Dopo di ciò vado a stendere il fondotinta, utilizzo il pennello di Sigma, ma sì, usiamo anche qua gli altri pennelli di Sigma, sono questi che sono il Dimensional Brush Set, 4 pennelli per una pelle come se fosse praticamente airbrushata, sapete lo spray, l'airbrush, quella specie di aggeggio che mettete dentro il vostro fondotinta e vi aerografa la faccia. Bene, per il fondotinta, mio Dio, ma che strani, questo per gli angoli deve essere una bomba, molto strano anche questo, e poi questo, raga è stranissimo. Comodo anche per... anche qua deve essere molto comodo. Comunque li sto sporcando in tutto ciò. Wow. Forse ne ho messo troppo. Pensavo che fosse il pennello nuovo e lo mangiava. Invece non mangia niente. Vado a fare un po' di baking in un modo veramente leggero. Con la No Filter numero 4. Perché è la 4? Di NYX Professional Makeup. Ok. Utilizziamo magari questo. Che ne dite? Questo pennello qua. Aia. Ade Hypno, tac tac tac, per fare contouring è top. Andiamo a fare un po' di è perfetto anche per qua, perché questa cosa in rilievo, la vedete, non va a toccare il resto del viso ma solo dove vi interessa. Vado ad applicare questo benedetto blush e utilizzo sempre un pennello di Sigma che non mi hanno mandato ma che avevo io, il Large Angled Contour F40. Mi sembra molto bello questo colore. Ne voglio applicare un bel po' di blush, perché ogni volta lo applico, poi esco di casa e non ce l'ho. Cioè, ve lo giuro, sono talmente bianca. Non lo so, la mia pelle si mangia tutto ciò che è rosato. Vado ad applicare il mascara nella parte inferiore, utilizzo il Better Than Sex Waterproof. Vado di illuminante. Come illuminante non me ne hanno mandati illuminanti, neanche nella palette ci sono cialde illuminanti, non so perché, vabbè. Rimula, che è un po' che non la utilizzo, la Get Rich Quick, la palette quella degli illuminanti, e vado ad utilizzare, questo mi pare si chiami Bunny, no, sì, Glowy Bunny, bellissimo, veramente bello, cioè, guardatelo, luce pura! Devo dire che con le ciglia il trucco non mi dispiace, pensavo di farlo diversamente, la mia idea era molto diversa da questa, non avevo intenzione di fare questi colori, però vabbè. Applico il Cream de Couture, che avevo già provato da Anto, questo qua è la tonalità New Mode, mi è piaciuto tantissimo perché l'abbiamo testato prima di andare al sushi, è il colore naturale delle mie labbra, è proprio un nude perfetto, è abbastanza asciutto come prodotto, rimane comunque un po' rubber, un po' gomma, e voilà, questo è l'effetto. Ci ho messo veramente pochissimi secondi a stenderlo, si asciuga subito, non appiccica ma rimane morbido, proprio un effetto rubber, cioè non so, non me lo so dire, è comodissimo, da confortevole da tenere su. Questo 10 su 10 mi piace tantissimo. Il make-up è finito, alla fine non è venuto come volevo, però vabbè, spero che vi piaccia lo stesso. Io adesso esco perché è tardissimo, mi sta aspettando e poi devo tornare subito a casa, quindi vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua. E se avete guardato fino a qua, lasciate un bel commento con scritto "mai una gioia", perché è il mood della giornata, proprio mai una gioia. Vi ringrazio e vado, ciao.